ritornelli. Quante emozioni fatte di canzoni. Ciao amici, buon sabato, buongiorno, buon sabato. Domani, cara Paola, sarà anche la festa della mamma e quindi cominciamo a festeggiare. Allora le mamme. Cantiamo la nostra canzone. Cantiamo. Sono tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, sono le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, di luce d'amore. Ah, ma come sarà bello. Brava la Paola, sì, ma ecco, brava proprio da su e giù, tutte tette, le ottave, pippo, patti, da cinciarella, tripa ballata. Poi provate mille volte, diciamolo agli amici. Ma noi non sappiamo, noi non proviamo mai, perché vabbè, comunque è inutile dire, è inutile, chiaro, a parte quello, ma è inutile farci complimenti addosso, serve a niente. I complimenti, Paola, ce lo deve fare il pubblico da casa e ovviamente spesso e volentieri ce lo fanno, ecco. E ce lo fanno anche le nostre amiche, i nostri amici, sì. I nostri fans, tutto il pubblico quando ci vengono ad ascoltare nelle nostre serate, perché riusciamo a far divertire tutti in maniera straordinaria. Oggi partiamo con Mamma di Mamma dall'Orchestra Bagutti, dedicatissima. Quella mamma di mamma in me riviveva la sua gioventù e quanta fede spiegava. Niente regge per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Le cime dei monti son pallide ancora di neve. Ognuno accarezza la voce che non viene su. Muove a fatica fra il letto e la misera stufa. Mi si arrossano gli occhi col fumo di chi non c'è più. Il fiume che scorre più lento del miele. Dal mondo una giovane rondine emigra sei tu. Quando c'era bisogno d'amore, lei s'alzava a prendere il cuore. Quella mamma di mamma sgranava il suo petto per me e mi abbracciava se io piangevo. Quella mamma di mamma in me riviveva la sua gioventù. Quanta fede spiegava il cielo. Niente regge per sempre, ma quanto infinito aspettava lassù. Quanto infinito aspettava lassù. Quella mamma di mamma aspetta, aspetta lassù. E proseguiamo alla grande con l'orchestra di Mario Riccardi che ci fanno ascoltare Casanova. Casanova, vai. Roberto il baffo. Thank you.
Andiamo adesso a intervistare l'artista di oggi. Intervista con l'artista. Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Intervista con l'artista, con le Toscanelle. Cosa si dovrebbe fare per avere, per esempio, le Toscanelle in una festa di piazza o in un locale? A chi ci si deve rivolgere e cosa si deve fare? È semplice, rivolgersi alla nostra agenzia, più spettacolo production di Graziano Albanese. E quindi rivolgersi a lui. Durante una serata standard, normale, voi che cosa fate? Fate un centro serata? Un'ora di spettacolo. All'interno di una serata da ballo. Quindi è una cosa. Tra l'altro tu fai anche parte di un'altra orchestra dove fate anche tanto ballo. Quindi eventualmente l'abbinamento non sarebbe neanche male, perché uno potrebbe anche far ballare. Certo, devono ballare. Anche perché ci sono delle canzoni, per esempio, che fanno parte del repertorio, diciamo, folcloristico toscano, che sono anche adatte al ballo. Certo. Per esempio c'è una che a me piace tantissimo, sarà perché mi sento molto vicino con il cuore e sarà perché sono nato a neanche 50 metri da questa torre. La famosa torre pendente. E quindi c'è una cosa proprio speciale. E quindi è un bel valzer, quindi si potrebbe ballare tranquillo, come tante altre canzoni. Tutto è ballabile. Certo. Grazie alle Toscanelle di essere state con noi, grazie a Michela, un bel applauso. Grazie a voi, grazie. Siete brave, siete belle, siete le Toscanelle. Sì. Grazie Aurora. Grazie a tutti. E grazie a Rita. E le Toscanelle ci fanno ascoltare. Evviva la Torre di Pisa! Che pende! E che mai casca. Se tu verrai con me a un'ora.
I nostri inviati speciali sono sempre in giro, certo. Chissà dove si troveranno oggi, in ogni caso sono veramente, devo fargli i complimenti perché mi arrivano sempre le mail, anzi se volete potete anche mandarci delle mail che vedete in sovraimpressione, che sono ritornelli chiocciolalucianonelli.it, quindi è abbastanza facile, mandateci critiche, consigli, suggerimenti. Io ne ricevo tantissime, soprattutto grazie a questi ragazzi che mandiamo in giro a fare queste studi. Ma di critiche no. Critiche non lo posso dire Paolo, però tutti mi dicono, lo dici sempre, criticano tutti la Paola, e le critiche le non è vero Paolo, lo dico sempre ma non è vero, ecco. No, ci fanno veramente sempre complimenti, ogni tanto magari qualche critichina tipo quello lì non lo passare più, ma come? Quello là passano più spesso, ma abbiamo un cast stellare, signori, me l'hai tirato fuori e io te lo dico, lo sai, okay. Che io sono fondamentalmente un tipo molto sincero, molto spontaneo, ecco. Anche troppo. Inviati speciali. Fatti, 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 fatti. Da domani, da domani. Ciao Luciano, ciao Paola, ancora da Siena, casualmente qui ho incontrato una ragazza stupenda qualche giorno fa, l'ha intervistata il mio amico e collega Mirko Malatesti, quest'oggi ci sono io, Paolina. Paolina, quanti anni c'hai Paolina? Quanti anni? 22. 22 è l'età adatta per me, sì perché... No, io ho incontrato una, leggeva la mano, no? Mi ha letto la mano, mi ha detto tu oggi incontrerai una ragazza di 22 anni, francese, di dove sei te? Britannia. In Francia, per cui vedi, ha indovinato tutto. Che si innamorerà di te, ha detto la zingara, mi ha letto la mano. Sicuramente. Ora le prime due le ha indovinate, che si innamori di me non lo so, un po' più difficile però, comunque mi ha letto la mano, bene. E te che fai nella vita? Studi, sì? Sì, studio la storia. Ecco, io ti posso insegnare storia tantissimo, no, una storia da me, no, proprio no, non vuole, vabbè. Allora Luciano, io ora sento un po', se no le insegnerò la geografia, che male che vada, insomma, si starà a vedere. Ciao Luciano, ciao Paolo, alla prossima! Ciao! Siamo ciucchi di nulla! Fatti, 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 da domani, da domani! Arriva Joselito, questa bella orchestra, ma soprattutto in questo caso c'è Demis in un filmato molto peccaminoso. Oh, dai, bravo Demis, sei tutti Vai noi. Demis, al ritmo con il buio. Segue un ritmo lento, il ritmo è sveglio, il ritmo è piena armonia. Siamo un ritmo soltanto, al ritmo col buio che scopre la nostra complicità. Siamo nudi, siamo pioggia col sole, diamo il meglio di noi. Volano parole, si riaccende la speranza di un amore che non c'è stato mai. Non andare via, rimani ancora, sei l'arcobaleno che mi colora qui nel mio cuore. La mia canzone, ora ti sento, muove l'emozione e ti riprendo per ripartire in questa notte che segue un ritmo lento, il ritmo è sveglio, il ritmo è piena armonia. Siamo un ritmo soltanto, al ritmo col buio che scopre la nostra complicità. Oh, 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 oh.
Ricordi di ritornelli, questa settimana dedicata a canzoni e cinema. Con cosa andiamo oggi? Con I Will Always Love You, tratta dal bellissimo film The Bodyguard, La Guardia del Corpo, datato 1992. Whitney Houston registrò una cover del brano I Will Always Love You come tema portante del film La Guardia del Corpo, anche se inizialmente avrebbe dovuto registrare What Becomes of the Broken Hearted di Jimmy Raffin come tema del film. Tuttavia, quando i produttori della pellicola scoprirono che la stessa canzone era stata usata per il film Pomodori Verdi Fritti alla fermata del treno, fu chiesto al coprotagonista Kevin Costner di trovare un'altra canzone. Fu proprio Costner a suggerire il brano di Dolly Parton, che valorizzava particolarmente il timbro vocale di Whitney Houston. Il singolo fu un grande successo internazionale di dimensioni straordinarie, vendendo oltre 16 milioni di copie in tutto il mondo, dimostrandosi un successo maggiore della versione originale del brano addirittura. La colonna sonora del film risulta la più venduta di tutti i tempi. È stata certificata come disco di diamante negli Stati Uniti, cioè almeno 10 milioni di dischi venduti, e nel mondo le vendite hanno superato i 42 milioni di copie. Noi oggi l'ascoltiamo dalla bella voce di Elena Cammarrone, I Will Always Love You. Devo dire che c'è una versione che canta anche durante alcune nostre serate, la canta anche Paola divinamente. L'abbiamo cantata un po' tutti, l'abbiamo quella cantata della Guardia del Corpo, esatto. Diciamo così. I Will Always Love You, Elena Cammarrone. Luciano Nerli. Quanti ricordi con questa canzone? Nerli. Sì o no? Abbiamo sì o no una richiestona del nostro pubblico. Sì. Ci volete rivedere? Sì. Probabilmente la faremo insieme a tutti questi ragazzi. Non so che versione abbia preparato la nostra regia. Quel che so è che questa canzone è stata la sigla di una nostra trasmissione che appunto si chiamava Musica Vera Sì o No, che è andata in onda per almeno 5-6 anni. Quindi con grande successo. Poi abbiamo cambiato nome 2 anni fa e siamo diventati Ritornelli, ma prima era Musica Vera, sì o no. E tutti dicevano era questo bel cia cia cia. Sì alla grande. Sì o no. Qualcuno disse anche che c'era stato il problema del referendum in un periodo, c'era stato, e quando c'era sì o no, qualcuno che scriveva sopra invece che sì o no, faceva sì o no, le scriveva tutte e due proprio per questa alla ragione. Alla grande sottotitolo. Sbagliando, alla grande sottotitolo. Va bene, sì o no, bel cia cia cia, andiamo a ballare, trac e tac. Qualcuno che mi dia un po' d'amore caldo, e se poi non lo trovo sono caldo io, poi chiederò un gelato al cioccolato e senza te quel gelato mangerò, mi farò fare una coppa alla marena e anche da solo io mi divertirò.
no, il mare è ancora qua, o sì o no, che differenza fa, o sì o no, il mare è ancora qua, anche se dici no. Sulla spiaggia d'oro certo troverò qualcuno che mi dia un po' d'amore caldo, e se poi non lo trovo sono caldo io, poi chiederò un gelato al cioccolato e senza te quel gelato mangerò. E ciao. Dopo questo bel cia 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 andiamo tutti a ballare, vi salutiamo e ci vediamo domani. Ciao amici, ciao. Ritornelli. Quanti ritornelli, quante emozioni fatte di canzoni.